Nell'antichità, mostri umani convivevano in superficie. Insieme facevano un sacco di attività, tipo andare a mangiare le paste, uscire di casa durante la quarantena di coronavirus e altre attività poco brillanti. Tuttavia, tra mostri umani cominciò a nascere una sorta di rivalità. C'è da dire, infatti, che come ben sappiamo, noi umani siamo composti da un corpo e da un'anima, che ha una forza potentissima. I mostri, invece, sono composti solamente dall'elemento magia, molto, molto più debole della forza dell'anima. Questa rivalità, dovuta alla differenza tra anima e magia, portò infatti allo scoppio di una grandissima guerra tra umani e mostri, che si concluse con una victory royale degli esseri umani. I mostri furono rinchiusi in un luogo ben lontano dagli uomini, ovvero il sottosuolo, un luogo collocato al di sotto del monte Ebot. Ebbene, in un giorno qualsiasi, una ragazzina di nome Chara voleva scavalcare il monte Ebot, ma nel tragitto per arrivare al monte, ella cadde in un dirupo talmente profondo che perse i sensi una volta toccato il pavimento. Ed è proprio qui che la sua vita cambiò. Venne trovata dalla famiglia reale, quella dei Dreamur, a suo tempo composta da Asgore, la moglie Thoriel e il piccolo, piccola, no, non ci ho capito un Asriel. Chara venne adottata e strinse un fortissimo legame con Asriel. Vissero felici e contenti, ma non per sempre. Chara fu avvelenata da un fiore e stette talmente tanto male che la portò a morire. Sul letto di morte parlò infatti con Asriel di un piano per sterminare il genere umano. La ragazzina nutriva infatti un odio immenso verso gli uomini e voleva in tutti i modi la loro distruzione immediata. Chara morì poco dopo e Asriel decise dunque di attuare il piano organizzato. Assorbì l'animo dell'umana, riuscendo quindi ad uscire dal sottosuolo con in braccio il corpo morto di Chara. Una volta arrivato lì, viene attaccata con forza dagli esseri umani, poiché pensavano che Asriel avesse ucciso Chara. Asriel, invece di usare i suoi poteri, che potevano distruggere benissimo l'uomo, si limita a prendere delle forti bastonate rischiando la morte. Per farlo, scappò e ritornò dai suoi genitori, cadendo come corpo morto cade. La morte di Asriel suscitò dolore e pena all'interno di tutto il sottosuolo, così tanto e così profondo che Asgore decise dunque di uccidere ogni umano che sarebbe caduto nel sottosuolo. Thoriel, impaurita dalla reazione del marito, si rifugia nella zona delle rovine, fornendo aiuto ai bambini che cadranno nel sottosuolo. Dopo la morte di Chara, infatti, altri sei bambini caddero lì e tutti e sei vennero uccisi e le loro anime conservate